Ciao campioncini, bentornati in questo nuovo video della Pixelmon. La vostra serie Pokémon preferita è tornata e qua davanti abbiamo i primi tre commenti dello scorso video dove vi ho chiesto quale fosse il vostro Pokémon preferito di tipo fuoco. E non solo campioncini, oggi vi chiedo qual è il vostro Pokémon di tipo elettro preferito. Scrivetelo qua sotto nei commenti del video, che vi lascio un bel cuoricino innanzitutto per far parte della famiglia dei campioncini che non si perdono nessun video. E non solo, ho detto non solo 60.000 volte, ma non solo, perché abbiamo qui Lava, livello 35, manca pochissimo al Typhlosion e io non vedo l'ora. Abbiamo Magmar 34, un Pokémon fondamentale per la palestra di Fere, perché ricordiamoci che Fere ha una palestra di tipo erba e sarà la prossima palestra che andiamo a sfidare. Ed è per questo che ho portato anche il Vulpix al 29 e come notate in mano ho una bellissima Firestone, una pietra focaia, che ci darà la possibilità di evolvere il nostro Vulpix in un bellissimo Ninetales per avere un Pokémon tanto potente. Poi Dratini al livello 30. Questo, ragazzi, manca poco che arriva un Dragonair per poi ottenere Dragonite, il mio Pokémon preferito. Andiamo di Umbreon al 36 e Necrozma fermo al 50, perché non lo sto utilizzando per livellare, dato che già è un livello molto alto al nostro primo Pokémon leggendario. Là in fondo vedo che abbiamo anche un Rapidash, ma non ci interessa in questo momento. Direi che la nostra squadra è già pronta per la nostra battaglia, sicuramente non contro un PGL 16. Nell'episodio di oggi comunque torniamo in esplorazione, dato che dobbiamo affrontare tante sfide per livellare i nostri Pokémon. Ma prima di tutto, dato che abbiamo finito le nostre Ultra Ball, direi che le possiamo craftare già in questo momento. E se non mi sbaglio si facevano in questo modo. Direi che comunque 13 dischi non ci vanno per niente male, ma dato che qua abbiamo altre 3 ghicocche nere, possiamo fare 1, 2 in questo modo e al centro mettere le ultime ghicocche gialle per ottenerne un'altra. Quindi 14. In più craftiamo anche i dischi di platino che ci servono. Droppiamo qua tutti gli oggetti che in questo momento non ci serviranno, anche se questo disco qua di Pokéball ci può servire. Droppiamo anche questa ghicocca e anche queste qua che ormai non ci servono più a niente. E nel video di oggi crafteremo anche l'item finder, che ci darà la possibilità di trovare tutti quanti i loot nascosti all'interno di questo mondo. Dovrei prendere però prima questi pulsanti di stone per poter andare a craftare quindi tutte le Ultra Ball che abbiamo a disposizione e anche le Pokéball, perché in realtà queste ci daranno la possibilità di poter cambiare le mosse ai nostri Pokémon. Ma comunque prima craftiamo tutti quanti questi dischi qua di platino. 1, 2 e 3 con un bel po' di Ultra Ball, quindi ci possono andare molto 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 bene. Questo boss al 33 è venuto e ci ha puntato come una cattiveria inaudita, ma non è il momento di sfidarli. Ma questo PJ shiny? Ma? No, non è shiny. Che cavolo di colore ha questo PJ? Scusatemi, proviamo a catturarlo giusto un secondo. Ho questa piccola curiosità, perché PJ dovrebbe, se fosse shiny, dovrebbe avere tutte quante le stelline attorno. Ma c'è spawnato un altro Pokémon shiny così, mi state dicendo? PJ, ah no, ha solamente la palette rosa, che è una cosa stranissima da vedere. Non lo conoscevo, perdonate la mia ignoranza. Ma devo prima comunque andare a prendere gli altri dischi di ferro che ho lasciato probabilmente da queste parti qua. E infatti ne abbiamo altre 7. Mi prendo qua altre 3 pezzettini di ferro. Mi lancio in questa crafting table e ne crafto altri dischi di ferro. Almeno andiamo tranquilli. Qua ci craftiamo altre Pokéball da poter portare al Move Riner. Ora, il nostro Move Riner ci darà la possibilità di migliorare il nostro Magmar. Ah, abbiamo Lava Plume, che è un'ottima mossa da avere sul nostro piccolo Magmar al posto di Ember, ottimo. Poi Vulpix, puoi imparare qualcos'altro? Extra senso, ragazzi, una mossa di tipo psico così tanto forte ci serve assolutamente, quasi quasi al posto di Spite, perché comunque attacco rapido è una mossa normale che può sempre servire per attaccare per primi nei momenti più importanti. Dratini, che è al 30, che è un Pokémon tipo drago, ha solamente Twister che può imparare, ha già Dragon Tail come mossa. Toglierei Leer, perché comunque Thunder Wave ci dà la possibilità di paralizzare gli altri Pokémon. Dragon Tail, una mossa tipo drago, utile. Slam, mossa tipo normale che toglie 80. Togliamo Leer. Abbiamo qualcos'altro per Umbreon? Vedo che qua la lista è aumentata un pochino. Abbiamo Covet che può imparare. Poi Swift non ci interessa, Tackle neanche. No, niente di che per loro. Ok, interessante. Forse per il nostro Quilava. Vediamo se per il nostro Quilava abbiamo qualcosa di nuovo. Flame Charge? No, però è una nuova mossa che vediamo se ci può essere utile. Al posto di Ember, dai. Al posto di Ember gliela facciamo imparare. No! Ho sbagliato, al posto di Fire Blast gliel'ho fatto imparare. Però fermi, dovrei ancora avere il disco di Fire Blast. Ho fatto un piccolo errore, cavolo. Vabbè, ragazzi, dannazione a me. Vediamo dov'è il Fire Blast. Eccolo qua, meno male, campioncini, che ho notato che mi sono ricordato che avevo questo Fire Blast, perché ci sta ogni tanto a fare questo fail, però
Però vabbè, dai, abbiamo risolto tutta la situazione. Ma comunque, prima di partire per l'esplorazione, dovrei dare quindi questa pietra focaia a Vulpix e in questo modo evolverlo, così da poter ottenere un bellissimo Ninetales che nella battaglia contro Fere sarà super super utile. Sono curioso di vedere anche quanto è grande questo Ninetales, che figo. Possiamo essere sinceri, ragazzi, che Ninetales è uno dei Pokémon più belli che sia mai stato disegnato? A me piace tantissimo, è un Pokémon troppo bello, con questa chioma, questa, non so, come tutte queste code, mi ricorda un po' la volpe a nove code di Naruto, ragazzi, ci assomiglia anche a nove code Ninetales, appunto perché si chiama Ninetales, nove code. Ma direi, andiamo un po' in esplorazione con questo bellissimo Pokémon. Volevo, dato che tanti voi me l'hanno detto, superare questa zona qua e anche la zona che abbiamo qua dell'oceano e soprattutto quella della Dark Forest, perché avete notato che là in fondo c'era un bioma dei ghiacci e tanti di voi volevano esplorarlo insieme a me. E visto che Pokémon tipo ghiaccio ancora non abbiamo esplorati e abbiamo a disposizione questa esplorazione prima di sfidare la palestra del prossimo youtuber che è Fere, per appunto andare a vedere cosa troviamo in quelle zone là, quindi continuiamo a nuotare con la speranza ovviamente che riusciamo a livellare qualche Pokémon come Dratini o Quilava per poter ottenere o un Dragonite o un bellissimo Typhlosion. Quello sarebbe veramente super utile per noi. Siamo quasi arrivati, quindi possiamo dire che possiamo andare subito sulla terraferma e risalire sul nostro Ninetales, magari non in acqua, per appunto andare sempre dritti verso questa direzione e vedere cosa si nasconde dietro qua. Se avevate ragione nel dire che qua dietro avevamo una zona completamente ghiacciata, questo vuol dire comunque anche nuovi stili di Pokémon che ancora non abbiamo all'interno della nostra squadra. Ma quello è uno Psyduck minuscolo. Ma quanto è piccolo quello Psyduck? Vabbè, dato che abbiamo visto un Pidgey nella sua versione rosa, direi che è assolutamente nulla di strano. Anche questo Ekans qua non scherza, ragazzi, a livello di dimensioni, è proprio piccolino, però comunque proviamo a continuare ad andare sempre qua in giro. Aia, dannazione, hanno... Qua c'è una Ultra Ball. Ciao Ultra Ball, cosa mi dropperai? Lanciafiamme! Lanciafiamme, ragazzi, è una mossa importantissima che potremmo far imparare. Vediamo, 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 perché qui lava, ragazzi, è importante avere lanciafiamme con sé come mossa. Cavolo, al posto di cosa? A questo punto è di Flame Charge, però è una mossa che si può far reimparare e tenere con sé, quindi anche al posto di Magmar, lanciafiamme, al posto di Flame Wheel e anche a Ninetales a questo punto. Mamma che potenziamento importante, al posto di Ember. Ottimo! Mamma che potenziamento incredibile, avevate ragione. C'è una zona di ghiacci da questo lato, quindi dovrei continuare e provare ad andare innanzitutto su quella piccola pianura, non so come dire, piccolo piedistallo di ghiaccio, per poter poi vedere dove si va, perché già là in fondo noto che c'è una zona di cobblestone dove poter camminare e esplorare un pochino, perché mi sa che già ci stiamo addentrando in una zona abitata da qualche palestra. E quello è un Lapras! Che bello! Oh, c'è un raggio! Ma che cavolo... Che figata! Ok, calma, cerchiamo di capire un attimino dove siamo, perché io vedo anche che c'è una Ultra Ball davanti ai nostri occhi. Però, a quanto vedo, mi sa che quello lì è il raggio di un raid. Sarebbe la prima volta che partecipiamo a un raid e abbiamo trovato anche una caramella rara. Fermi, caramella rara, questo vuol dire solo e unicamente una cosa, che innanzitutto il loot delle Ultra Ball sono super fortunati, avrebbe trovato lanciafiamme come mossa e una caramella rara. Ma questo vuol dire che prima del raid, e là in fondo c'è anche un'altra Pokémon da poter prendere, possiamo finalmente evolvere il nostro Quilava in un Typhlosion e ottenere finalmente la prima e ultima finale evoluzione del nostro super starter. E ottenere nella nostra squadra Typhlosion di Hisui! Ma in che senso, scusatemi, perché abbiamo sbloccato la sua versione di Hisui così subito? Sono veramente stranito! Ma che figata! Sono molto... Sono rimasto senza parole, campioncini. Ma abbiamo con noi Typhlosion di Hisui. Ok, però prima di partecipare anche al raid, non voglio che Swinub ci venga a rompere le scatole, voglio vedere cosa c'è qua dentro. Uno zaino! Questo è strautile per noi, campioncini. Si può anche indossare... Vediamo, No, non riusciamo a indossarlo. Ok, devo un attimo capire come appunto metterlo. Ok, però può essere anche utilizzato come secondo inventario. Ok, quindi possiamo partecipare a questo raid. Come si fa? Start solo. Ok, stiamo iniziando il raid. E vediamo come funziona. Perché abbiamo un raid con Meo e ci sono altri tre partecipanti completamente randomici. E noi stiamo utilizzando il nostro Typhlosion di Hisui. Siamo anche quello con il livello più alto. E andrei di lanciafiamme per abbattere questo Meo al primo colpo. No, ok, no, non è stato primo. No, al primo colpo! Al primo colpo! Ok, abbiamo ottenuto una Dynamax Candy. Interessante, appunto. E anche... No, una XP Candy XS. Ok, prendiamo, ragazzi, assolutamente. Prendiamoci anche Meo. Vediamo se funziona.
Vediamo il secondo giro, terzo giro. Preso! Preso anche questo Meo. Ottimo. Ok, quante scoperte, dannazione. Però questo Lapras qui sarebbe molto bello per poter essere catturato al 37. Non funziona, mi sa che devo rompere un po' di... Ah sì, no, ha funzionato, dannazione. Perché ha fatto l'animazione che si è entrato dentro la Ultra Ball. Controlliamo la Ultra Ball. Due giri, tre giri. È uscito all'ultimo. Ci riprovo, campioncini. Dai, proviamo a vedere se questo Lapras può essere catturato dal vostro allenatore di Pokémon di Minecraft preferito. È un bello ossico, eh. Io lo vorrei sfidare, comunque, questo Lapras, per vedere se riusciamo a catturarlo. Ovviamente Thunderwave per paralizzarlo. Ottimo, questa è già un'ottima mossa. Dragon Tail per abbassarlo un bel po' di vita. Perché non funziona? Andiamo di Twister allora. Anche se Twister ha tolto veramente poco, Slam non ha funzionato. Andiamo ancora di Twister. E ora io andrei di Pokéball, Ultra Ball. Vediamo se con questo abbassamento di vita riusciamo a catturare questo Pokémon di tipo acqua, che più avanti, ragazzi, può essere sempre utile, perché ci piace catturare sempre Pokémon. È sempre utile catturare questi Pokémon, soprattutto perché potenzialmente il livello 37 è sempre utile all'interno della propria squadra. Ma si è ricaricato la vita. Non bene. Io direi che potrei cambiare magari Pokémon e andare, vediamo con chi. Umbreon magari. Umbreon potrebbe essere giusto un pelo un po' più... No, ci ha addormentato l'Umbreon. Umbreon, svegliati! Ma ti pare? Ok, si è svegliato e ha tolto anche quasi il 20% di vita al nostro Lapras, che tanto nostro per adesso non è, campioncini. Però vediamo se riusciamo a catturarlo. Livello 40... No, livello non 46. Vita a 46%. Abbassiamolo ancora un pelo e si è ricaricato ancora la vita. Vabbè, ragazzi, riproviamoci. Non si è ancora ricaricato. È rimasto al 36. Ora è il momento buono. Ultra Ball. Controlliamola per bene. È qua dietro le nostre spalle del player. Un giro, due giri di Ultra Ball, tre giri di Ultra Ball. Quasi ancora! Ma che bel episodio, campioncini, cavolo. Abbiamo fatto un raid, abbiamo fatto due evoluzioni, abbiamo trovato anche delle mosse super utili. Però si sta continuando. Oh, si è ricaricato la vita al 100%, eh. Umbreon, sì, Umbreon. Sì, Umbreon, dannazione, vedi di attaccare. Perché lui si continua a curare. Dannato Umbreon, che sei uno dei miei Pokémon preferiti insieme al Dragonite. E voglio che si livelli il mio Dratini per essere un bellissimo Dragonair. Però se non riusciamo a catturare questo dannato Lapras, è un po' difficile che acquisiamo delle XP per evolvere anche il nostro Dratini. Però proviamo a prenderlo con questa Ultra Ball. Riproviamoci. Un giro, due giri dagli Ultra Ball, tre giri di Ultra Ball. Ancora! Oh, è tosto, eh? 2% di vita! Abbiamo rischiato tanto, ragazzi. Però ci rischio ancora. 10%. Ancora si rischia... Lapras! Non iniziamo! Vabbè, è il balletto, ragazzi. Abbiamo iniziato un balletto e non, noi non è che siamo qua per finirlo, eh? Ok, vediamo un altro bite. 6% di vita. Dai, su, bravo che non ti sei ricaricato. Ora, questa Ultra vuole prendere questo Lapras. Deve assolutamente funzionare. Un giro. Dai, due giri, due giri, due giri. Tre giri di Ultra Ball. Ancora uscito? È ancora uscito. Ma cosa servono le Ultra Ball quando non workano in questo modo? Non funzionano le Ultra Ball e la Pixelmon. Vediamo. Un giro ancora. Due giri di Ultra Ball. Tre giri di Ultra Ball. Quattro giri di Ultra Ball. Preso anche questo Lapras. Ok, campioncini. Direi che questo episodio qua, anzi, questo è appunto terminato. E nel prossimo esploreremo la zona dei ghiacci, che è risultata molto interessante. Noi ci salutiamo qua e ci vediamo in un prossimo video della Pixelmon. Ciao!